pomeriggio, web spettatori. Dopo il grande sciopero generale della scuola, questa mattina il PD ha incontrato a Nazareno la gita degli insegnanti in lo SNAS. Da Roma, Fabrizio Rebecek, della direzione nazionale della gita. Questo pomeriggio, mentre sto parlando, c'è l'incontro in atto con i confederali CGIL e CISL e UIL. Consideriamo questo già un tentativo da parte del PD di dividere il fronte sindacale, perché non capiamo per quale motivo i sindacati confederali debbano essere separati dallo SNAS e dalla GILT, visto che le manifestazioni sono state del tutto unitarie e che l'unitarietà viene chiesta alla categoria. Prendiamo atto in ogni caso della disponibilità del PD di riaprire in qualche maniera uno spiraglio di dialogo, anche se riteniamo questo sia molto in ritardo, e che difficilmente ci possono essere in tempi brevi delle modifiche sostanziali. In particolare, loro vogliono mantenere i tempi stabiliti da Renzi per l'approvazione del DDL e non vogliono assolutamente ripensare quelli che sono gli elementi essenziali che per noi sono fondamentali. Quindi tutta la questione dell'articolo 7, il dirigente che sceglie o meno gli insegnanti rispetto alle loro capacità e quant'altro, la questione degli ambiti territoriali, che significherebbe di fatto perdere la stabilizzazione del posto di lavoro per tutti i docenti, soprattutto i docenti a tempo indeterminato che non avevano più la possibilità di fare domani il trasferimento, la questione rispetto al precariato, in cui abbiamo ribadito il fatto, come è stato richiesto in più occasioni, di fare un decreto straccio rispetto alla situazione per stabilizzare almeno i 100.000 subito, e dopo provvedere con piano triennale la stabilizzazione degli altri. E l'ultima cosa, la questione dell'articolo 21, tutte le deleghe, la Malpezzi, erano presenti Malpezzi, Puglisi, Orfini, e in qualche maniera il PD era rappresentato ai massimi livelli dal punto di vista così di partito, però dal punto di vista concreto sulle deleghe c'è stato detto ma stiamo lavorando e vedrete che scambieranno, però il problema che noi abbiamo detto è che c'è ancora poca capacità di comunicazione tra il sindacato, l'associazione professionale docenti e il Parlamento e che in questi tempi non possiamo fare alcunché se non cercare di protestare. Allora noi abbiamo chiesto che ci siano tempi più lunghi per l'approvazione di un'eventuale riforma, che si vada a inserire subito il decreto per la stabilizzazione dei precari, vediamo che cosa succede. Io spero in ogni caso che il fronte sindacale rimanga unito. Le tentazioni di dividerci sono tante, perché la politica ha come obiettivo quello di dividere e imperare. Io spero che il fronte sindacale rimanga unito, perché l'unità, come abbiamo visto, porta dei risultati. Uno dei risultati è stato quello che il PD è stato costretto a riaprire un attimo il dialogo. Rino Di Meglio, nel comunicato stampa di oggi, sottolinea che contro la riforma si è creato un fronte contrario compatto, come dimostrano le proteste spontanee, che coinvolgono oltre agli insegnanti, studenti e famiglie. A bocciare il DDL, conclude Di Meglio, non sono soltanto i sindacati, ma un paese intero. Questo è tutto dalle news di Gilda TV. Arrivederci, a presto.